La valorizzazione del paesaggio e il suo rispetto nella pianificazione degli spazi pubblici e dei progetti urbani sono i temi al centro della mostra The Swiss Touch in Landscape Architecture, che ha aperto i battenti nell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro con l'esposizione di 32 pannelli che ripercorrono i principali progetti dei protagonisti dell'architettura del paesaggio svizzero, oltre a lanciare uno sguardo sui paesaggisti emergenti. La Calabria è stata un posto meraviglioso, un paradiso in terra. È stato effettivamente deturpato da una politica ambientale urbanistica e di pianificazione, veramente quasi un assassinio è stato realizzato sul nostro territorio. Pertanto la costruzione di coscienze sensibili agli aspetti paesaggistici è importante. E quindi nell'Accademia di Belle Arti, dove c'è l'alta formazione artistica e quindi si presume che dalla nostra istituzione ci siano dei professionisti artisti e anche creativi che si occupano comunque di bellezza, essere sensibili e conoscere le possibili alternative di una politica ambientale è importantissimo. Curatore della mostra, il docente alla Scuola di Ingegneria di Ginevra e al Politecnico di Losanna, Michael Jacob, che è intervenuto nel corso della conferenza inaugurale parlando agli studenti dell'Accademia della storia e della teoria dell'architettura del paesaggio. L'idea è quella di valorizzare in generale la figura del paesaggista, perché se oggi l'architetto è piuttosto conosciuto perché si parla tanto di architettura e di architetti, il paesaggista è quasi completamente dimenticato. E questo anche in paesi dove ha pure una funzione reale, dove lavora insieme con altri mestieri. E per quello abbiamo voluto mostrare ciò che l'architetto del paesaggio fa oggi e perché questo conta, direi, in un contesto internazionale.